possiamo avere delle pannocchie da arrostire? Sta zitto e mangiati la pigna. Siamo certi che sia sicura? Beh, non diventerà più sicura di così. Va bene, brutte palle di sego sgocciolante, voglio vedere il lardo uscire da quei pori. Non ce ne andremo di qui finché questo prosciuttone non mi fa un sollevamento. Bene, ragazzi, vi avevo promesso una piccola chicca al posto della cena ed eccola qui. L'uomo che ha trasformato una conceria di pelli di mulo abbandonata in un paese delle meraviglie estivo, Mr. Krusty il Clown. Ve l'avevo detto che Krusty sarebbe venuto, proprio come dicevo io. Ci porterà da mangiare, dell'acqua, sgominerà i nostri nemici. Ora devo avvertirvi, ragazzi, Krusty soffre di laringite e di mal di schiena, perciò non dirà nulla e ciò non di meno farà nulla. Quanto sei ingrassato, Krusty! Ha proprio difficoltà a mantenersi in equilibrio. È abbastanza buffo, ma non da sbellicarsi. Quello non è Krusty il clown! Che ti credi, che abbia schiaffato un costume da clown addosso a un beone? Insomma... Sì, Bart, certo che sono Crunchy il clown! Va bene, adesso basta! Sono già stato scottato da Krusty in passato. Mi sono beccato una tachicardia da quelle vitamine marca Krusty. Il mio calcolatore Krusty non aveva né il 7 né l'8. E l'autobiografia era super autoadulante con molte madornali omissioni. Ma questa volta è davvero troppo! Vogliamo Krusty! Vogliamo, vogliamo Krusty! Vogliamo Krusty! Sì, vogliamo Krusty! Vogliamo Krusty! Dicevate di aver devastato loro il morale. L'abbiamo fatto! Non avete devastato niente! Alla riscafo! Fratelli miei tre pony, rimpinciatevi al tavolo della libertà! Dolce, nutriente, pappa, avena!